Tassani Theater, dove l'emozione va in scena. In questo video Tassani presenta le fasi del ciclo di applicazione di Epic, la nuova finitura d'acqua ad effetto decorativo velato che si integra sia in contesti storici sia in quelli dal design più moderno. Per questo ciclo di applicazione avrete bisogno di fissativo 1000, deco base, Epic. Per ottenere i risultati ottimali è necessario pulire la superficie trattata, asportando le vecchie pitture non perfettamente aderenti. Dopo aver preparato il supporto con una mano di fissativo 1000, applichiamo uniformemente con un pennello, o se preferite con un rullo a pelo corto, una mano di deco base. La pittura di fondo per interno ad elevata copertura e traspirabilità. Ideale come fondo per l'applicazione successiva dei prodotti decorativi, Decobase va diluito al 10% con acqua potabile. Con un litro di prodotto è possibile pitturare 9-10 metri quadrati di parete. Dopo circa 4-6 ore, quando Decobase sarà asciutto, procediamo con la seconda mano e la successiva finitura. In questa fase mostreremo alcune tecniche con le quali è possibile ottenere diversi effetti decorativi. Per la velatura silossanica avremo bisogno di un pennello largo e di un guanto. Per l'effetto spugnatura useremo una spugna di mare tagliata in due parti uguali. Mentre per la velatura silossanica con effetto antichizzante useremo un pennello largo e un guanto. Per la velatura con la pennellata alla francese avremo bisogno di un pennello largo. Velatura silossanica a pennello e guanto. Epic è pronto all'uso. Utilizzando un pennello, stendiamo il prodotto dall'alto verso il basso, partendo da un punto centrale della parete e ripassando più volte fino a quando il pennello non risulterà scarico. Proseguiamo poi con pennellate corte ed incrociate, in modo da rendere uniforme l'intera superficie trattata. Utilizziamo poi il guanto con movimenti circolari per distribuire Epic uniformemente. Ricordiamo che il prodotto va lavorato sempre bagnato su bagnato, al fine di evitare antiestetiche sovrapposizioni di colore. Dopo circa 6-8 ore, il prodotto risulta asciutto al tatto. Applicazione con spugna di mare. Applichiamo Epic con una spugna di mare. Immergiamo la prima metà di spugna direttamente in una piccola quantità di prodotto. Sovrapponiamola con l'altra metà per fare in modo che il colore si assorba uniformemente. Procediamo con l'applicazione, tamponando la superficie interessata, ruotando leggermente il polso. Dopo circa 6-8 ore, il prodotto risulta asciutto al tatto. Velatura silossanica, effetto antichizzante. Per ottenere una velatura, applichiamo Epic in senso orizzontale da destra verso sinistra e procediamo poi in senso verticale e incrociato per distribuire uniformemente il prodotto fino a completo assorbimento.
Utilizziamo poi il guanto con movimenti circolari per distribuire Epic uniformemente. Applicando una seconda mano, si ottiene un effetto cromatico più intenso. Dopo circa 6-8 ore, il prodotto risulta asciutto al tatto. Velatura con pennellata alla francese. Applichiamo Epic con la tecnica della pennellata alla francese. Stendiamo il prodotto sulla superficie interessata dall'alto verso il basso, ripassando più volte fino a quando il pennello non risulterà scarico. Con un litro di Epic è possibile pitturare 15-18 metri quadri di parete. Decorativi Tassani, protagonisti di stile.